Buongiorno a tutti, partiamo con una nuova e entusiasmante puntata di Zona Verde, tutti a casa appassionatamente. Come al solito siamo nel nostro salotto virtuale per superare la solitudine e la noia della quarantena, cercando di stare tutti insieme e chiacchierare un po'. Siamo, come vi ripeto, alla 10ª puntata, sempre in diretta dalla pagina Facebook di Fattore Mamma su Facebook, e ho come al solito con me le mie grandissime compagne d'avventura. Ciao Fede, Federica Piccinini. Ciao Yolanda, andiamo. Ciao a tutti. Tutto bene? Andiamo, oggi mi interessa molto il tema caldo della caldo puntata. Caldo della puntata, benissimo. Federica Piccinini, aka Sweet as a Candy, mamma di tre. E poi ho con me sempre Veronica. Ciao Vero, come va? Ciao, buongiorno. Tutto bene? Allora, dipende, perché ho il mio marito seduto davanti a me dall'altra parte del video, quindi devo valutare che risposte dare alle domande dirette. Bisogna stare molto attenti. Così, perché è un fatto di diplomazia. Chissà come mai segue questa puntata. Comunque, Veronica Viganò, 40 spesi bene, mamma di due ragazzi. Ma introduciamo subito l'argomento di oggi. L'argomento è la coppia. La coppia è come resistere, appunto, in coppia, continuando a restare in coppia anche durante la quarantena. Infatti adesso siamo costretti a stare in casa insieme 24 ore su 24, non ci sono più spazi personali dove un attimo rintanarsi a fare quando si ha bisogno di un attimo di solitudine, in più c'è lo smart working, ci sono i bambini da guardare magari, e siamo appunto costretti a ridefinire i nostri spazi. Quindi non è detto che tutto fili liscio. E quindi ho già letto vari articoli in giro, perché c'è chi dice che alla fine della quarantena ci sarà un'impennata di separazioni e divorzi, e invece c'è chi dice che ci sarà un nuovo boom demografico grazie alla quarantena. Quindi, dipende dall'età. Brava, può dipendere dall'età, ma non solo. Tu Vero come va? Resisti? Ma io ho messo questa maglietta che non so se si capisce cosa c'è scritto. Aspetta, puoi vedere bene. Si riesce a capire dove si stai sereno. Perfetto. Mi sembra è bellissimo. Mi sembra adatta alla puntata. E da te, Fede, come va? Va, nel senso che anch'io faccio fatica, perché non sono abituata a stare 24 ore su 24. Cioè, siamo spesso per lavoro separati. E quindi, insomma, tanta roba. Tanta roba, ma noi lo affrontiamo col solito piglio, non ci lasciamo abbattere, e infatti abbiamo con noi chi saprà aiutarci a superare eventuali problematiche. È con noi infatti il mitico grandissimo psicologo, eccolo qua, Luca Mazzucchelli. Ciao Luca. Grandi, io un piacere, ci rivediamo finalmente, un saluto a tutte quante voi, come state, tutto bene? Vogliamo che ce lo dica tu poi più avanti. Allora, serve lo psicologo qua, Yolanda. Hai chiamato per quello lo psicologo? Certo, sei qui in veste di psicologo. Nonostante tu sia anche papà di tre bellissimi bambini, quindi una grandissima famiglia, bellissima, hai però, Luca lo conoscete tutti, ha un grande canale YouTube, una grande pagina Facebook, lo potete vedere dovunque e seguire. Però oggi ce l'abbiamo qui tutto per noi, siamo abbastanza orgogliosi. Più avanti avremo anche collegamento con altri due ospiti, avremo una famiglia che è abituata a viaggiare, a stare sempre in giro, la conoscete sicuramente, sono i De Milian e la Emilian anche, e loro girano tutto il mondo, però questa quarantena li ha costretti a stare in casa, quindi anche loro avranno qualcosa da raccontarci. E poi abbiamo con noi sempre più tardi anche Valentina di Mamme a Spillo, perché lei vive in una famiglia un po' particolare che ha tantissimi figli, e ogni tanto ci sono quelli del marito, ogni tanto i suoi, quelli di coppia, insomma ci descriverà un po' qual è la sua situazione. Ma direi di partire immediatamente da Luca. Luca, dacci tu una mano. Dal mio punto di vista, quello che vedo io, per carità parlo per me ma credo di parlare anche per altre, la condizione delle mamme in questo periodo non è che sia proprio rose e fiori, no? Perché va bene lo smart working, però dobbiamo anche star dietro alla famiglia 24 ore su 24. E i mariti sì, danno una mano, per carità, perché bene o male sono 24 ore su 24 in casa pure loro. Però non sempre l'aiuto è adeguato. Boh, cosa dici tu? Sto dicendo una sciocchezza o è la verità?
No, credo che sia proprio così, Yolanda. Io vedo mia moglie deve fare, la mamma, la moglie, sostituisce la scuola, sostituisce la persona che ci viene ad aiutare a casa, sostituisce i nonni. Cioè, devo dire che le mamme sono veramente sotto pressione in questa fase, no? Poi c'è da dire che io ho un osservatorio anche abbastanza ampio e variegato da quel punto di vista. Conosco, ad esempio, i miei vicini di casa, Yolanda, pensa, c'è la mamma di due figli che lavora, è una professionista della salute, e quindi lei lavora in ospedale e si è allontanata momentaneamente in realtà dai bambini perché certo. Per i problemi legati al contagio, e invece c'è il papà che è un agente immobiliare che fa il mammo 24 ore su 24. Al contrario, io sono in una situazione nella mia casa, no? Nella mia famiglia, dove il mio lavoro è sensibilmente aumentato con questo caos. Quello di mia moglie invece è diminuito, e quindi è lei che si fa carico in questa fase delicata di portare avanti la cosa. Non è facile, e secondo me bisogna avere reciprocamente rispetto degli impegni che si stanno portando avanti, no? Io credo che ci sia un po' un'uscita dalla zona di comfort per i partner in generale, ma in realtà per tutti, anche per i bambini, porca misera, quanto gli stanno cambiando le loro abitudini di sempre, i loro comportamenti abituali. E quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che è difficile questa situazione, perché dobbiamo anche scardinare in parte i nostri ruoli di sempre. E quando tu sei abituato per tanti anni ad andare avanti secondo determinate regole, devi essere bravo a adattarti, devi essere flessibile. Io direi che sono due le cose che secondo me possiamo tenere a mente, Yolanda, per dare qualche riflessione in più a ciò che già tu hai detto. La prima è che occorre da parte di tutti noi una sana voglia di rimetterci in gioco. Da questo punto di vista, io ho fatto la prima parte della mia quarantena, le prime due settimane, da solo, qua a Milano da solo, perché la mia famiglia era in Liguria. E invece dopo sono tornati, si sono ricongiunti, diciamo, al domicilio, e quindi ho passato l'altra parte della quarantena, per fortuna, in compagnia della mia famiglia. E stare da solo durante questa quarantena mi è servito per tanti motivi. Beh, il primo, ho capito l'importanza, no, che spesso dai anche per scontato, dell'aiuto che ti dà il partner, del ruolo che hanno i figli all'interno della tua salute mentale anche, non so come dire. C'era un silenzio assordante in casa, Yolanda. Io ho tre figli che, cioè, gridano dalla mattina alla sera. Ed è curioso, Yolanda, sentivo mia moglie che mi diceva "non ne posso più, gridano e basta". Io invece dicevo "cazzo, qua c'è troppo silenzio". Giusta, anche quello un po' manca, certo. E anche quello un po' mi mandava fuori. No, ma adesso, al di là di tutto, io da solo, ad esempio, ho ricominciato come quando ero single, no? Facevo le lavatrici, la sugatrice, cucinare, sparecchiare, lavare i piatti. E ho capito e ho visto che è importante uscire dalla zona di comfort e assumere dei compiti che il nostro partner solitamente si fa carico di portare avanti, perché capisci molto meglio, no? Quindi capisci lo sforzo che ci sta dietro quella cosa, il valore. Allora, quindi la prima cosa che volevo dire è che serve voglia di rimettersi in gioco, perché uscendo dalla nostra zona di comfort e facendo ciò che fa solitamente il nostro partner, quindi andando incontro al nostro partner, è più semplice trovare gli aspetti positivi e valorizzare al meglio ciò che lui fa. Riesce ad apprezzare di più tutta una serie di cose che dai per scontato. Quindi questo per dire che cosa? Io nel mio piccolo ho un'agenda sempre più piena, però cerco sempre di dare come posso una mano in casa. Quindi fino a una certa ora del mattino sono lì, per i pasti, pranzo, cena, torno sempre, e quando torno cerco di dare il mio contributo da apparecchiare, sparecchiare, caricare la lavastoviglie e mettere a letto i bambini. Insomma, è importante da questo punto di vista che ci sia una buona comunicazione, quindi tre parti, per cercare di suddividersi in maniera equa i compiti. E l'altra cosa che invece voglio dire è che talvolta il modo migliore per riuscire ad avere l'aiuto dell'altro non è quello di ostinarci a cambiarlo, non è quello di fare il cosiddetto lavaggio del cervello, fai questo, fai questo, fai questo, fai quest'altro, ma provare a cambiare noi per primi. Quindi cambiare noi per primi che cosa vuol dire? Non lo so, dipende molto da situazione a situazione, però provare a comportarti in maniera diversa. Quindi invece, non lo so, ad esempio, non attivarti più tu per mettere sempre in ordine la sua scrivania, ma lascia che sia lui a prendersi carico la responsabilità di questa cosa. Chiaramente poi è difficile, Yolanda, dare una formula universale per cercare di trovare il giusto equilibrio.
sicuramente ruota tutto intorno alla comunicazione e alla flessibilità dei ruoli. Comunque io ho capito, ma hai già dato un suggerimento pratico che mi sono già messa in testa. Praticamente stasera prendo un sacco a pelo e vengo a dormire in ufficio per una settimana. E vediamo come... Secondo me provo. Interessante questo. Potresti videodocumentarlo, Yolanda. Facciamo una live. Sì, sì, farò delle live. Senti Luca, ti volevo chiedere questa cosa. Adesso che appunto siamo tutti chiusi in casa e non è che tutti abbiamo appartamenti da 200 metri quadri, no? Voglio dire, la norma sarà 90 metri. Come riusciamo a trovare uno spazio esclusivo solo per noi, contando che ci sono appunto momenti della giornata in cui tutti siamo occupati in qualcosa, no? Cioè chi deve lavorare a casa e poi c'è la lezione di scuola. Cioè come riusciamo a ritagliare degli spazi? Io ogni tanto, ti dico la verità, come in questo momento, mi sono chiusa a chiave dentro una stanza e poi quello che succede, succede. Cioè non so come fare. Allora, no, la domanda è molto pertinente. Io devo dire, è una situazione così straordinaria che anch'io non ho delle ricette, no, infallibili. Mi rendo conto, no, mentre mi fate domande, mentre rispondo, ma non è la prima volta che mi vengono posti in questa fase e c'è da dire che quindi è tutto molto straordinario e di conseguenza ci stanno anche un po' di soluzioni limite. No, in linea di massima direi che al netto del fatto che non ci sono soluzioni definitive, dipende anche molto dalla complessità della situazione, no? Se uno ha quattro figli, quattro gemelli, non so, di 2 mesi è un discorso, o di 2 anni è un discorso. Se uno ha 2 adolescenti che invece sono più autonomi, sono altri tipi di problematiche. Quindi varia molto da quanti figli, dall'età dei figli, da qual è l'impiego dei genitori, dal tipo di privacy che è necessaria, eccetera. Vediamo le cose che aiutano, ecco, in linea di massima, quali possono essere. Vabbè, intanto c'è sempre il tema della disponibilità tra partner, cioè nella misura in cui i partner riescono a dirsi incontro, si possono dare dei turni, no? Quindi dei turni, quindi in questa fascia oraria tu stai con i bimbi perché io ho una cosa urgente e poi cerchiamo di fare cambio. Ci serve un sistema possibilmente chiaro di regole di ingaggio da questo punto di vista. Lo usiamo spesso con i bambini, no? Mi rendo conto, il programma della giornata, ad esempio, oppure prima di andare a letto si lavano i denti e si legge la storia, cioè rituali, chiare regole di ingaggio condivise dai genitori per dare le regole ai bambini. E bisogna fare un qualcosa di molto simile anche tra partners in questa situazione. Una cosa ci tengo a dire, non è tanto, secondo me, non è tanto una questione di equa distribuzione degli spazi, di equa suddivisione del tempo, ma di percezione dell'equa suddivisione. Cioè, il giusto e lo sbagliato è spesso un concetto anche molto soggettivo. Bisogna arrivare, attraverso la comunicazione, a trovare ciò che io percepisco giusto e ciò che tu percepisci giusto. Cioè, non c'è un giusto e uno sbagliato in assoluto. Sicuramente a facilitare c'è una pulizia dell'ambiente intorno a te, perché è più facile concentrarsi, tanto più l'ambiente è silenzioso, appartato, ma sappiamo che purtroppo non sempre questo è possibile. L'altra cosa che facilita molto è una buona organizzazione anche individuale, cioè se tu hai chiare le tue priorità, hai chiare le criticità che devi affrontare, eccetera eccetera, chiaramente poi anche in minor tempo magari riesci a sbrigare più cose. C'è una frase che a me torna molto utile in questi momenti e che voglio condividere con voi, che tra l'altro è anche una delle frasi che ho sul mio braccialetto e che utilizzo, lo tengo qui proprio perché mi facilita, no? Quando sono: fai il meglio che puoi nel tempo che hai. Che cosa vuol dire? Cioè vuol dire che questa, guarda, questa è l'unica cosa che possiamo fare, il meglio che possiamo nel tempo che abbiamo. Anche noi forse dobbiamo rivedere un attimo i nostri standard di perfezione e di controllo di tutto quanto e entrare un po' più in contatto anche con la nostra parte più fallibile, più umana, che non è una cosa negativa, perché mostrare le nostre vulnerabilità, entrare in contatto con le nostre vulnerabilità, mettere al centro della discussione anche familiare, è un qualche cosa che secondo diversi psicologi è il primo passo poi verso la comprensione e la felicità. Scusami Luca, tutto bellissimo e apprezzo tantissimo i tuoi consigli, però quando io ho il mio conflitto, diciamo, quotidiano, o diciamo il conflitto del mattino, poi il conflitto del pomeriggio e poi quello del dopo cena, no? Perché amplificando la convivenza per H24, no? I conflitti ce ne sono tanti.
io come devo reagire? Cioè, devo contare fino a 10? A volte, insomma, tu rispondi male o litighi e ci sono anche i figli presenti. Già l'atmosfera è un po' carica di suo, no? Poi magari anche da dire con tuo marito. E poi, insomma, ti dispiace anche. Come si possono gestire queste conflittualità che ci si risponde male, che si perde un po' il controllo? Allora, su questo, qui entriamo proprio nel cuore del tema della comunicazione efficace all'interno della coppia, che se uno riesce a metterla in bolla, in realtà risolve buona parte anche dei problemi che abbiamo precedentemente un po' sollevato. Direi 3-4 indicazioni mentali da tenere sempre a mente per una comunicazione efficace col partner, soprattutto in questa fase, ma più in generale una comunicazione efficace con le persone che ci stanno vicino. La prima cosa fa parte dell'atteggiamento mentale, cioè considerarsi causa e non effetto. Cosa vuol dire? Quando le cose non vanno come vorresti, ad esempio con il tuo partner, tu ti trovi davanti a un bivio. Tu come io, cioè nel senso, non vuole essere un discorso legato... Il bivio, esatto, davanti al quale ognuno di noi si trova quando c'è un qualche cosa nel partner o tra te e il partner che non va come vorresti, è questo. Il primo è dire, cercare le colpe all'esterno, cercare le colpe dell'altro. In questo caso, non so, è per forza le cose non vanno bene. È lui oppure è lei che non mi capisce. Allora, se la responsabilità del fraintendimento è esterna, la mia situazione è effetto di una colpa altrui. E questo cosa vuol dire? Che l'unica cosa che io posso fare è aspettare che l'altro si riprenda, che l'altro cambi, che l'altro comprenda i limiti del suo comportamento. In bocca al lupo, in linea di massima direi in bocca al lupo. L'alternativa cos'è? Non considerare la situazione attuale come una situazione effetto di una colpa altrui, ma partire da noi e dalle nostre responsabilità. Quindi, è vero che con il mio partner le cose non vanno bene, però invece che dire è lui che non mi ascolta, posso dire forse sono io che posso rendermi più comprensibile. Invece che dire che è lui che è rigido, posso ragionare su cosa posso fare io di diverso per ammorbidirlo un po'. Allora, la prima domanda da porsi, quando le cose non vanno come vorresti con il tuo partner, è questa. Cosa posso fare io di diverso per cambiare la situazione? Quindi, non partire dalle colpe altrui, ma dalle proprie responsabilità. Attenzione, non sto dicendo, magari è vero che il tuo partner è un po', tra virgolette, stronzetto. Io non lo so, o stronzetta. Però non è utile. Allora, se vogliamo promuovere una buona comunicazione e dei buoni cambiamenti nella relazione con le persone intorno a noi, dobbiamo ragionare un po' meno nell'ottica di giusto o sbagliato, di vero o falso, ma di utile o non utile. Perché se la colpa è sua, game over. Se invece io parto dalle mie responsabilità, allora si apre una strada, un percorso di novità, di cambiamento. E quello che si vede solitamente è che se tu cambi, è più facile che l'altro cambi. Allora, quindi prima cosa, parti da te e non dall'altro. Una cosa che aiuta a questo proposito è iniziare le frasi con la parola io invece di tu. Cioè, se tu inizi una frase in un litigio con la parola tu, l'altro si mette sulla difensiva e inizia a ragionare sulla parte del cervello più arcaica, quella più primordiale, diciamo, quella rettiliana, tra virgolette. E quindi vai in difesa. Se tu inizi le frasi con io, invece parli più dei tuoi bisogni, non delle sue mancanze. Quindi attenui un po' questa possibilità e l'altro si ascolta di più, si apre ed è più propenso a un dialogo. Altra cosa molto importante secondo me è quella del time out. Tu prima dicevi, alla fine si finiscono per dire delle cose magari brutte, nelle quali non credi, no? Però lì sull'onda della rabbia, dell'aggressività, della lite, ci può stare che tu dici delle cose sbagliate. Allora, time out serve per questo, prima che tu stai per perdere il controllo, entrando in quel loop lì maledetto di insulti e di offese, chiedi un time out, fai una pausa di 10, 15, 20 minuti, quello che serve. E perché? Per proteggere la relazione. E, suggerimento mio, durante il time out scrivi una lettera al partner, scrivi le cose, fai andare la rabbia come se fosse un fiume in piena riversandolo su carta. E rileggi, no? E vedi un attimo le parole che hai usato. Allora, dopo che tu sfoghi la tua rabbia e il veleno su carta e sei un po' più tranquillo e padrone anche delle cose che vuoi dire, allora puoi tornare dal partner e contestualizzare meglio il tema. Ultima indicazione per gestire al meglio i piccoli o grandi conflitti, ma più in generale per migliorare le relazioni interpersonali con il nostro partner, è questa, possiamo riassumerla in questa frase: la mia vita sarà migliore quando io sarò migliore.
Cioè, la mia vita relazionale sarà migliore quando io sarò un partner migliore. Cioè, molti dicono, come faccio a trovare la persona giusta? La persona giusta sei tu. Cioè, diventa tu la persona giusta. Allora, è tanto più facile che tu riuscirai ad avere meno conflitti col tuo partner o a risolvere i conflitti che emergono col partner, tanto più tu sarai un buon partner, ok? Quindi, quello che voglio dire io è che ci sono delle cose che puoi controllare e delle altre che più difficilmente controlli. Quanto tu migliori come marito, quanto tu migliori come moglie, è un qualche cosa che dipende strettamente da ciò che tu fai o ciò che tu non fai. Poi, è chiaro, no, che l'idea è quella che, migliorando tu, anche l'altro poi possa crescere. Quindi questo io lo tengo sempre molto a, molto a mente. Se vuoi di, che è un'altra frase con i miei braccialetti, tra l'altro, aspetta. Se vuoi di più, diventa di più. Cosa vuol dire? Tutti noi vorremmo un matrimonio da 10 lode. Ma prima di avere, devi essere, devi diventare. Tu sei un marito da 10 lode, sei una moglie da 10 lode. Cioè, raramente nel corso della vita noi raccogliamo dei risultati superiori al livello di sviluppo al quale siamo arrivati. Allora, prima di avere un matrimonio da 10 lode, io devo studiare per diventare un marito da 10 lode. Devo leggere dei libri, posso confrontarmi con degli esperti, posso sperimentare nella relazione, posso cercare di ascoltare di più o di parlare in modo diverso, però... dobbiamo sempre tutti attivarci per cercare di essere delle persone migliori anche in coppia. Nella misura in cui tu diventi più bravo, verosimilmente migliora tutta la coppia e quindi tutta la famiglia. Che consigli preziosi, grazie. Poi mio marito è qua vicino a me che mi fa le facce, per cui immaginati mentre tu parlavi l'attenzione, guarda. Ma poi se li ha sentiti anche lui, perfetto, perché così li fate in due. Quando ha detto 10 lode, lui si è, ha fatto così. Va bene. Senti Luca, ma comunque nessuno di noi avrebbe mai immaginato un periodo come quello che stiamo vivendo. Cioè, veramente, è una roba veramente incredibile. Chiusi e reclusi in casa per così tanto tempo poi. Perché secondo me il problema è proprio non sapere quando finirà. Perché questi ti dicono il 3 aprile, poi più avanti, giustissimo, per carità. Detto ciò, questa cosa un po' spaventa. Ma esattamente, per fare un po' di teoria, alla coppia, che cosa succede quando è obbligata in questa convivenza forzata? E soprattutto, il rapporto può migliorare oppure siamo proprio destinati, anche seguendo i tuoi consigli, se la cosa va troppo per le lunghe, a finire di non sopportarci più? Allora, la premessa anche qui, cerchiamo di normalizzare, nel senso è una situazione straordinaria, non prendiamo questo mesi, purtroppo, perché ormai sono e saranno mesi di pausa forzata e di convivenza forzata come una prova del 9 della relazione. No, perché non è questa la normalità nella quale noi siamo abituati a vivere la coppia. Certo, può darci delle indicazioni importanti sui valori che abbiamo in comune, no? O su dei limiti all'interno del mondo coppia sui quali dobbiamo lavorare per migliorarci. Però non è, sai, come quelle coppie che dicono ci lasciamo o non ci lasciamo, buono, andiamo a fare una vacanza e poi decidiamo. No, questa non è una vacanza, signori miei, ok? Quindi questo è un po' come introduzione alla risposta alla tua domanda, Yolanda. In linea di massima diciamo che non c'è una regola unica. Secondo me alcune persone, si dice che in Cina le separazioni siano aumentate del 30% dopo il coronavirus. In Italia io non lo so cosa succederà, non abbiamo la sfera magica, è una cultura diversa quella italiana. Io vedo che sono delle persone che si stanno allontanando molto, definitivamente, forse tra loro, e altri che invece stanno riscoprendo invece l'amore anche per il partner. Quindi non c'è un'unica regola. Un elemento interessante che secondo me sta emergendo adesso è l'importanza dei valori rispetto a quella degli interessi. Io un errore che vedo fare da tantissime coppie quando si scelgono è quella di scegliere il proprio partner in base agli interessi che abbiamo in comune e non in base ai valori che abbiamo in comune, che è un errore enorme. Perché interessi e valori sono due leve molto differenti. Ad esempio, io posso decidere di, non so, io conosco il mio partner alla colletta alimentare per i poveri. Dico, bene, abbiamo l'interesse in comune della colletta per aiutare gli altri. Però vedi, tu puoi avere quell'interesse spinto da dei valori diametralmente molto differenti e opposti. Io, ad esempio, posso dire, guarda, io vado ad aiutare gli altri perché mi piace, perché ho il valore dell'aiuto agli altri. Mentre invece un altro può dire, no, io sto facendo la colletta alimentare perché ho bisogno di sentirmi io importante. Allora, i valori sono fondamentali, no? Non dobbiamo scegliere il partner perché anche a lui piace fare kitesurf o perché anche a lui piace viaggiare. Non sono gli interessi
a fare la differenza sulla durata a lungo tempo e sulla durata in momento di crisi, ma sono i valori. Quindi scegli il tuo partner non in base agli interessi in comune, ma in base ai valori in comune. Allora, questo momento può essere sicuramente un momento per approfondire di più l'aspetto valoriale. In che modo? Parlandone, confrontandosi, no? Cercando di entrare un po' più nei meandri del profondo della nostra relazione. Quando la convivenza è forzata, tu prima dicevi come cambia la coppia quando la convivenza è forzata, ci sono degli studi che sono stati fatti da Conrad Lorenz sugli animali che vivevano forzatamente nelle stesse gabbie, eccetera. Noi abbiamo lo stesso identico funzionamento. Il livello di aggressività aumenta. Quando gli spazi sono condivisi forzatamente, il nostro livello di aggressività aumenta. Però noi siamo esseri umani e abbiamo una scelta, secondo me. E la scelta è quella di scegliere la gentilezza. Noi possiamo scegliere la gentilezza. E questo io credo che sia l'antidoto più importante. Se c'è un antidoto al virus, secondo me l'antidoto è l'amore, Yolanda, perché è chiaro che non sarà l'amore a sconfiggere il coronavirus, però guarda che se tu hai amore per te stesso, stai attento a rispettare determinate norme sanitarie, se tu hai amore per il tuo partner, per i tuoi collaboratori, per i tuoi dipendenti, per i tuoi lavoratori, ti adoperi adesso per cercare di far sì che loro possano superare il più possibilmente indenni questa situazione. Se tu hai amore per il mondo, lo proteggi, lo difendi e attui dei comportamenti che possano rendere sostenibile nel tempo, no, il mondo e il suo, come dire, la sua esistenza nel corso degli anni e dei millenni. Quindi dobbiamo scegliere la gentilezza, dobbiamo scegliere l'amore, che poi in fin dei conti vuol dire dobbiamo scegliere l'uomo, la donna, dobbiamo scegliere l'essere umano, perché se ci rialzeremo da questa crisi, ci rialzeremo insieme, non da soli. E quindi vuol dire questo, e questo vuol dire amore, che l'amore è il fertilizzante dell'essere umano, no? È nell'amore che l'essere umano riesce anche a sfruttare al meglio delle sue possibilità, il potenziale che ha insito al suo interno. Senti Luca, prima hai fatto un accenno agli errori da non commettere, cioè facendo proprio riferimento adesso a questa convivenza, cioè il fatto di essere 24 ore su 24 con i rispettivi compagni, qual è l'errore proprio da evitare? Allora, secondo me, guarda, quello che vedo più frequentemente, no, anche sentendo un po' le altre persone, dare per scontato l'impegno dell'altro. Dare, qualsiasi questo sia, no? Qualsiasi esso sia, abbiamo iniziato questa chiacchierata dicendo i ruoli cambiano, i papà devono aiutare un po' più le mamme, in alcuni casi le mamme devono comprendere un po' di più i papà, dipende un po' dall'equilibrio familiare, dare per scontato l'altro con il suo impegno. Cioè, dal dare per scontato il piatto cucinato con tempo e fatica, per dire, che però ogni giorno magari quella persona si fa trovare lì su una tavola ben apparecchiata, eccetera, eccetera, non va dato per scontato, alla fatica che, come dire, alla pressione che l'altro partner deve affrontare giorno dopo giorno sul lavoro per recuperare il fatturato o per eccetera eccetera eccetera. Quindi l'amore ha bisogno di essere nutrito giorno dopo giorno e l'attenzione da questo punto di vista è proprio l'acqua, come per la pianta ha bisogno dell'acqua, la relazione ha bisogno di attenzione. Grazie. Benissimo. Luca, cosa dire? Per ora ti ringrazio, veramente sei stato molto prezioso nei tuoi consigli. Ti ringrazio, Yolanda. Pratici, e quindi ti ringrazio assolutamente molto. Yolanda, posso raccontare un'iniziativa che sto facendo a scopo benefico? Vai. Allora, da oggi è disponibile sul mio sito lucamazzucchelli.com, nella sezione dello store dei videocorsi, è disponibile un videocorso sulla gestione psicologica della crisi del coronavirus. È un videocorso molto completo che ho fatto insieme a un'altra psicoterapeuta che è esperta, ha lavorato a lungo e quindi ha una grande esperienza in psicologia dell'emergenza. È un videocorso che regaliamo a tutte le persone che stanno in questo momento lavorando in prima linea, quindi dagli infermieri, ai medici, alle cassiere, alle forze dell'ordine, eccetera, certo, eccetera. E se uno invece lo vuole comprare, parte del ricavato sarà devoluta a 3 ospedali, che è il Sacco di Milano, l'ospedale di Bergamo e l'ospedale di Brescia, che sono particolarmente sotto pressione in questa fase di lavoro. È un videocorso che affronta a 360 gradi i temi più importanti, da quelli relazionali, a quello dello smart working, alla ripresa lavorativa, alla gestione emotiva e molto altro di questa fase. Se andate sul sito lucamazzucchelli.com nella sezione store videocorsi, trovate l'elenco preciso delle lezioni e degli argomenti affrontati.
Bravissimo, senti, facciamo di più addirittura, mettiamo il link ai tuoi videocorsi nei commenti a questa diretta, così ci possono arrivare direttamente anche qui sotto. Adesso lo chiederò alla redazione, lo facciamo inserire, va bene? So grazie ragazze. Devi andare via alle 15, quindi ti saluto. Puntualissimi. Esatto, e ti ringrazio della disponibilità. Un saluto a voi e ai prossimi ospiti. Ciao, a presto, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ma è giunto il momento di far entrare nel nostro fantastico studio virtuale i nostri prossimi ospiti. Loro sono una famiglia molto particolare, famosissima, The Millian Family. Abbiamo con noi Julian e Miki, e loro hanno tre bellissimi bambini che tutti quanti conoscerete perché sono veramente famosissimi sul web. E loro da circa 900 giorni, quindi sono veramente tanti, stanno girando il mondo e non si sono mai fermati. Sono partiti il 5 settembre del 2017 con un volo aereo di sola andata per una meta al di là del mondo, e non avevano neanche il viaggio di ritorno. Sono partiti convinti di continuare per sempre. Invece purtroppo questo coronavirus li ha fermati solo per un certo periodo, siamo certi che ripartiranno alla grande appena finito, ma adesso volevo introdurli, eccoli qua. Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanti, buongiorno. Ciao, volevamo sapere da voi, che appunto sempre in giro per il mondo, tutti quanti in libertà a scoprire posti nuovi, nuove culture, ogni giorno qualcosa di nuovo, adesso mi risulta che avete dovuto tornare a casa. E come affrontate, esatto, e come affrontate voi questa cosa? Ma più che altro, come iniziate la vostra avventura? Raccontateci un po' di voi e poi andiamo a approfondire. Allora, come cominciate? Nel 2017, quindi oramai sono trascorsi quasi 3 anni, eravamo ancora in 4, non ancora in 5, perché siamo diventati 5 lungo il percorso, come si dice, e abbiamo deciso di partire per questa avventura, quindi abbiamo lasciato la casa, non l'abbiamo venduta in realtà perché non avevamo una, eravamo in affitto, abbiamo lasciato la casa, abbiamo deciso di partire a fare il giro del mondo con i nostri figli per goderceli a pieno e godere questo periodo di vita, insomma, tutti insieme. Era il settembre 2017, Teo aveva 2 anni e mezzo, Lia ha compiuto il suo primo anno in Indonesia, è stata la nostra prima tappa di viaggio, e da quel momento non ci siamo mai fermati, fino a 2 settimane fa. 2 settimane fa, quando siamo dovuti rientrare con un rimpatrio dal Guatemala, dove ci trovavamo, stavamo aprendo la nostra tappa dell'America Latina, e così in 48 ore abbiamo scoperto dall'ambasciata che avevamo un volo, per fortuna, quindi in realtà noi siamo felicissimi di essere tornati, perché non era semplice in realtà rimanere all'estero con un'emergenza di questo tipo, e siamo rimasti anche bloccati fra l'altro in Guatemala, perché il governo di Guatemala ha deciso di bloccare le frontiere quando noi eravamo ancora all'interno, quindi non è stata neanche nostra scelta in realtà viverci la prima parte della quarantena là. E 2 settimane fa siamo rientrati a Firenze, siamo rimasti in casa fino ad adesso. Siamo riusciti a trovare una postazione, perché noi in realtà non abbiamo una casa, quindi ancora adesso non sappiamo troppo cosa ne sarà di noi. Abbiamo dei progetti, però non sappiamo ancora dove effettivamente li metteremo in pratica, e quindi eccoci qui nel nostro primo blocco di questo viaggio. Ma infatti, com'è quindi essere così fermi per voi, che appunto avete girato il mondo, avete preso dei ritmi completamente diversi, no? Da quelli normali, diciamo, classici. Quindi adesso trovarvi bloccati in casa, cioè, è ancora più scioccante, immagino. Cioè, come fate adesso che siete fermi nello stesso posto? È verissimo. Allora, la difficoltà più grande è sapere che devi stare in casa e che fuori c'è una pandemia. Perché ci è capitato, fra l'altro, dopo il nostro ritorno a Firenze, quando Milo è nato, e poi la partenza verso il Sud America, dove siamo rimasti un mese a Parigi. Sì. E a Parigi siamo rimasti spessissimo in casa per programmare tutto. In un mese dovevamo programmare 4 mesi di viaggio. E lì ci siamo un po' allenati, e questo allenamento ci serve adesso. Poi noi siamo molto abituati ad essere sempre insieme. Ricordiamoci, all'inizio della nostra avventura eravamo spesso nelle piccole camere d'albergo normali, e eravamo super abituati a convivere in un spazio piccolo, bambini piccoli, noi che dovevamo stravolgere delle montagne per farcela. E ci siamo allenati, dunque la più grande difficoltà ora, più che stare a casa,
e capire che devi stare a casa perché di fuori c'è una pandemia. E allora tu devi trasformare questa non paura, ma questo rovesciamento totale che non ti aspettavi, che nessuno si poteva aspettare, e alla fine io mi sento molto fortunato perché comunque ho una casa che non sono uno di Hong Kong o non sono uno che ha una casa adesso piccolissima. Io ho sempre abitato nelle case piccole con Mickey, e questa è grande e questo aiuta. E dunque a questo punto noi siamo molto fortunati perché siamo allenati, siamo molto uniti e, come ha detto Luca, siamo anche allenati a livello di coppia perché lavoriamo insieme da adesso 2 anni e mezzo. Sì, da 2 anni e mezzo noi lavoriamo insieme, viviamo insieme, cresciamo i nostri figli in autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi sotto il punto di vista coppia non ha cambiato. Siete rodati. Non ha cambiato nulla del nostro ritmo di vita. Quello che ha cambiato è come alla fine si vive ogni singolo secondo, perché anche solo lavorativamente noi eravamo abituati ad avere un nostro equilibrio, un nostro spazio, e invece adesso come si fa? Cioè la vera tematica interessante in questi casi è capire, anche se uno decide di gestire al meglio il proprio spazio e tempo adesso, per cosa lo sta facendo, cioè quando cambierà. E questo in realtà che mette in difficoltà in un contesto del genere. Ma voi quindi, ok, abbiamo capito che riuscite, già da tempo siete abituati a stare insieme, per cui diciamo questo cambiamento di routine non ha influito poi così tanto sul vostro equilibrio di coppia. Quindi non posso chiedervi se adesso litigate di più rispetto a prima, perché è una domanda senza senso, però avete delle conflittualità, cioè in un ménage così particolare, quali sono le conflittualità? Io volevo raccontarvi una cosa che è carina. Il punto è che quando sei bloccato in casa e che fuori non puoi uscire, cioè litighi, prendi un po' d'aria e poi ritorni e fai la pace, ok? Semplice. Ma lì non puoi uscire. Dunque, rifletti prima di parlare. E per esempio, 2 giorni fa abbiamo litigato e nel momento del litigio ho riflettuto e mi sono detto: Julien, tu adesso devi fare molto attenzione, perché non deve essere un litigio dove voi vi fate il muso e tutto, non potete uscire. Dunque, rifletti 2 minuti, prendi su di te, anche se è già difficile, lei prenderà su di sé e andrà tutto bene. È l'unica soluzione, alla fine stai un po' più zitto in pandemia e il mondo sarà più bello dopo. Ma anche perché essenzialmente c'era da considerare il fatto che penso che il 95% dei litigi che scaturiscono da questo periodo non scaturiscono realmente da dei problemi di coppia radicali, ma sono più che altro dovuti ai nervosismi della circostanza, e siamo tutti nella stessa barca ed è difficile per tutti quanti, ed è difficile per tutti quanti allo stesso livello. Quindi se al posto che vedere il partner di fronte come una sorta di nemico, come se fosse lui il virus, oh mio Dio, adesso guai per sfogarmi, vedo cosa ti dico, semplicemente capire che bisogna essere più clementi, perché probabilmente anche lui se si innervosisce, o io quando mi innervosisco, è più dovuto alla circostanza che realmente perché abbiamo qualcosa l'uno contro l'altro. Poi non è sempre possibile, non è sempre possibile. A volte uno dice, stavolta mi sfogo, basta. però quando non c'è la razionalità, insomma. E poi posso aggiungere una piccola cosa? Certo. Quando siamo partiti in viaggio, non è facile, perché quando non hai una casa, non hai nessun riferimento. E nostra prima collaborazione con un albergo che in Giacarta, ci hanno regalato una foto. Sì, è vero. Sì. In una cornice. Dello staff dell'albergo dove eravamo, c'erano aperto. C'eravamo anche noi dentro. Io questo quadro con Mickey l'abbiamo tenuto e l'abbiamo messo su ogni comodino, in ogni camera d'albergo. In quando eravamo con delle persone che abbiamo vissuto solo un'ora insieme. Però per noi era casa. Questo è vero. In tutta questa storia di litigio, coppia, amarsi, penso che sia importante magari decidere insieme di una foto, una canzone, una cosa, che quando il litigio diventa mettiamo la canzone, facciamo questo balletto, ti va, dai. E poi si riprende un pochino. E con queste piccole cose che sembrano stupidaggine, la verità è che poi siamo come degli adolescenti, riparte tutto. È davvero. Vero. È carino, è carino. Anch'io ho la foto sul comodino, sempre la stessa. Vero. Ricordate, le dinamiche sono sempre le stesse, insomma.
Senti. Ragazzi, ma da quando è che vi conoscete? Perché lo chiedono anche nei commenti. Dal 2009. Dal 2009. Siamo fidanzati, sì, si può dire anche se fidanzati alcune volte sembra, insomma, che si sta per sposare. Noi non siamo sposati, abbiamo 3 figli come anello, però dal 2009, da Firenze, tra l'altro. Quindi anche noi adesso ci troviamo in realtà in una città che abbiamo scelto, perché io non sono fiorentina, lui non è fiorentino, e l'abbiamo scelta insieme perché è stata la città in cui ci siamo incontrati, quindi è la città in cui, che chiamiamo casa alla fine. E da subito, abbiamo assunto il ritmo pandemia, senso che abbiamo vissuto 24 ore, 7 giorni su 7, rinchiusi. Da subito. Ci abbiamo cominciato a vivere insieme subito, io avevo 21 anni, lui ne aveva... Ne aveva 26 e abbiamo cominciato subito a vivere insieme e fra l'altro eravamo in una condizione, insomma, era veramente 10 metri quadri. Quindi, però c'è un terrazzo bellissimo. Sì, penso ci manca. Quello aiuta. Va bene, ma allora avete detto anche voi prima che da sempre gestite i bambini, voi due, 24 ore su 24. Quindi a questo punto, tra l'altro sono tutti bimbi piccoli, l'ultimo c'ha 5 mesi, e, insomma gli altri comunque sono comunque piccoli. Quindi credo che possiate dare dei bei consigli anche ai genitori, alle mamme, alle famiglie che ci seguono su come gestire dei bambini piccoli in un periodo come questo, chiusi in casa, magari anche con qualche consiglio pratico, ci hanno chiesto anche già nei commenti. Assolutamente. Allora, il consiglio primario che diamo, perché da quello in realtà poi scaturiscono tutti gli altri, è la routine. So che potrà sembrare a volte noioso e so che soprattutto in ritmi come questo non è semplice, perché tutti noi abbiamo perso un po' le scadenze, no? Ci si sveglia a quell'ora, si deve andare a scuola, voilà. In questo caso non sta esistendo, ma bisogna un po' forzarsi, perché le persone che faranno meno fatica ad uscire da questo periodo saranno le persone che sono riuscite a mantenere un ritmo veramente scandito e da cui non se ne esce. Anche se non c'è nessuno che dice dovete fare questo in quel momento, noi dobbiamo forzarci a farlo. Quindi la routine è la prima cosa. Avere un calendario, noi abbiamo un calendario di famiglia. Abbiamo organizzato un calendario di famiglia dove tutti i giorni ci sono degli orari, cioè è diviso in funzione delle persone, ognuno ha stilato una lista delle proprie necessità. Allora, la nostra in realtà è più coordinata perché lavorando insieme, cioè sono bisogna così occupare in quel momento, poi ci sono i bambini. Abbiamo cercato di creare in funzione degli orari quello che poteva andare meglio per tutti e lo seguiamo alla lettera giorno dopo giorno. Per esempio Teo vuole fare il bagnetto alle sue zebre, dunque molto importante, alle 2:30 c'è il bagnetto delle zebre, per esempio. Molto assolutamente, assolutamente, non si può toccare. E in questa maniera siamo riusciti a scandire le nostre giornate cercando di avere il più possibile di spazio per tutti quanti. Per noi lavorativamente, perché non c'è da sognarsi che abbiamo un altro spazio di fuori del lavoro e potenzialmente del dormire come si può con un bambino di 5 mesi, però almeno lavorativamente ce la facciamo, per loro, per le attività, per il tempo trascorso insieme. È una cosa che abbiamo sempre fatto anche durante il viaggio. Quindi ad esempio durante il viaggio noi la mattina stavamo tutti insieme e scoprivamo, il pomeriggio era dedicato più a famiglia, magari in casa con i bambini, abbiamo invertito, quindi la mattina in realtà ci troviamo in casa divisi, i bambini giocano per conto loro e noi stiamo lavorando, e il pomeriggio passano attività tutti insieme. Quindi la prima cosa, senza dubbio, è la routine. E poi, cioè, secondo me, c'è un vero, non è che non è un consiglio che voglio dare, ma non bisogna essere troppo duri con se stessi in questo momento, in quanto genitore, ma anche con i figli. So che è difficile, siamo tutti esseri umani, cioè, ci sono delle volte dove non ce la facciamo proprio perché siamo preoccupati anche. Ma penso che sia molto importante in questo momento essere super tolleranti con tutto ciò che ci circonda e anche verso di noi. E penso che sia la miglior soluzione. Un'altra cosa che avevo anche detto tra l'altro in una trasmissione radiofonica 2 giorni fa è che certe volte noi siamo tra i 1,60 e 1,85 per la media delle persone, abbiamo un orizzonte, siamo adulti, però certe volte questo orizzonte diventa un po', c'è troppo smog, c'è troppe nuvole. È importante magari sedersi con i bambini 2 minuti, perché l'orizzonte cambia e fa del bene anche. Passare del tempo con i loro occhi ha sempre salvato noi, i nostri primi 2 anni di mezzo di viaggio attorno al mondo, quando le cose potevano essere difficili. Passare il momento per vedere la vita con i loro occhi
per capire le loro esigenze aiutava tantissimo. Dunque la stessa cosa adesso, se la cosa non sta bene, siediti con tuo figlio o tua figlia e gioca con loro. Certo. È un po' come l'aereo, no? Quando ci sono le turbolenze bisogna cambiare quota. Quindi questo aiuta sempre. C'è chi vuole andare al bar, che gli manca andare al bar, al ristorante. C'è il ristorante di mia figlia, un giorno aperto, si benissimo. Perfetto, si mangia lì. No, comunque cambiare punto di vista è un grandissimo consiglio che può assolutamente aiutare. Abbiamo un'ultima domanda che è arrivata nei commenti e che dice che hanno letto sul vostro blog o sul vostro profilo che comunque i vostri viaggi termineranno più o meno quando il primo figlio andrà alle elementari, perché bene o male dovrete fermarvi. Volevano sapere se questo progetto è ancora in piedi, cioè se l'idea è ancora questa, e soprattutto in che città, se avete già pensato in che città andreste a fermarvi, se avete un'idea. Allora, esiste una risposta prima coronavirus e dopo coronavirus. No, in realtà la risposta sta un po' in quello che dicevamo prima, cioè che è difficile in questo momento, non abbiamo neanche quasi una data, abbiamo tutti quanti tremato, ma poi chi lo sa come sarà. Boh. Quindi viviamo giorno per giorno, noi avevamo appunto l'idea, l'intento di essere stabili da qualche parte nel mondo, che in qualche maniera avevamo già scelto, sarebbe stato verso l'Asia. Sarebbe stato il Vietnam. Sarebbe stato il Vietnam, esatto. All'anno prossimo, perché 2021 Teo poi va a scuola, dico Teo giusto perché è il primo, e invece in questo momento stiamo per forza rivalutando tutti quelli che erano i nostri progetti. Allora, viene dalla nostra parte il fatto che cominciavamo già ad avere altre idee in mente rispetto al nostro viaggio di cui ci stavamo occupando mentre appunto stavamo viaggiando. Io sto scrivendo il mio libro, Julian si sta occupando di un progetto di startup, quindi stavamo andando avanti comunque. Ecco, immaginavamo di occuparci. Nel intanto si è alzato perché se c'è Milo che piange. È per dare uno sbattere. È bellissimo così. Per i bambini. E quindi appunto stiamo cambiando un po' i progetti, ma non abbiamo probabilmente ancora la risposta, anzi ci sono dei suggerimenti accettati, ancora per adesso non sappiamo. Vorremmo comunque continuare a viaggiare, ma nei limiti di ciò che abbiamo veramente voglia di fare. In questo momento stiamo bene qui, anche perché è stato molto difficile l'ultima parte di viaggio in Guatemala. Trovarsi all'estero in una circostanza del genere non è piacevole. Scusate. Figurati. Bene, allora i vostri fan dovranno semplicemente continuare a seguirvi per scoprire cosa farete, cosa deciderete di fare. Mo. Vediamo come andrà a finire. Dai, intanto vi ringrazio. Grazie a voi. Avete tempo di stare con noi fino alla fine, che magari arriva ancora qualche domanda. E intanto introdurrei la nostra ultima ospite di oggi, che è Valentina di Mamme a Spillo. Ciao Vale. Ciao a tutte. Senti, tu hai una famiglia molto particolare, la definirei una famiglia allargata. Ci vuoi raccontare un po' come state vivendo questo periodo anche voi? Molto. Ma guarda, per noi sostanzialmente a livello di organizzazione cambia poco, perché sia io che Andrea siamo comunque molto tempo con la famiglia, con i figli, anche in condizioni normali. Facciamo un lavoro che ce lo permette e quindi siamo intercambiabili anche, diciamo, fuori pandemia. E sicuramente in questo momento, come diceva anche Luca Mazzucchelli, c'è un po' il problema di una convivenza forzata. Ecco, a me per esempio manca tantissimo la boccata d'aria magari la sera quando uno è un po' più stanco. Però devo dire che anche avere, come nel nostro caso, dei figli che sono già abbastanza grandi, perché i due più grandi hanno 12 anni ormai, aiuta. Senza, i bambini sono grandi e riescono a fare la loro parte anche con i fratelli. Senti, ma nella tua appunto famiglia allargata, no? Che so che siete in tantissimi, vero? Come riuscite appunto a comunque vedervi, cioè stando appunto nei limiti del decreto, no? Cioè io penso che però il genitore possa comunque, il padre, vedere i figli, cioè è tutta un'organizzazione che permette. Guarda, il decreto sostanzialmente, anche se in un primo momento non era chiaro, parla comunque di una possibilità per i figli minorenni, chiaramente, di stare con entrambi i genitori secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice. Quindi nel mio caso le mie bambine tutti i fine settimana vanno in un'altra città, un'altra regione, le porto io,
e anche sabato, quando è che l'ho portato, non mi ricordo, domenica, mi hanno fermato 4 volte giustamente per i controlli, però è una cosa che si può fare, anzi bisogna fare, perché comunque i bambini stanno già perdendo tante cose, i ritmi quotidiani, le amicizie, privarli anche della presenza di un genitore non è veramente il caso, sempre nella massima sicurezza. E anche Andrea ha i suoi bambini che abitano molto più vicino, insomma, del mio ex marito, quindi stanno con noi un paio di volte a settimana, sempre come prima, insomma, non ci sono grandi cambiamenti. Non sentiamo Veronica. Scusate, avevo tolto il microfono per andare il fastidio, mi sono dimenticata di toglierlo. Ma voi quando siete in formazione completa in quanti siete in casa? Noi siamo 6 figli e più noi 2 adulti. Quindi tipo Bradford. Sì, 8. No, forse Bradford... Io ormai, cioè, diciamo che quando io e lui riusciamo a stare, capita di stare magari solo con i nostri 2 bambini, quelli che abbiamo avuto insieme, perché magari le mie sono dal papà, i suoi sono dalla mamma, e, cioè 2 figli sono proprio... una passeggiata, la casa è vuota. Io me ne accorgo, esatto. Anch'io con 3, che sono molto meno dei tuoi, però già con 3, quando sono magari solo con Gianmarco, che è il più grande, niente, c'è proprio una vacanza. Ma come gestisci la routine della giornata, anche quando magari hai solo 4 anziché 6, non lo so, tra lo studio, il lavoro, come si svolge la giornata? Allora, la giornata si svolge che io, al contrario di, insomma, di Miki, che diceva prima proprio di avere una routine bella organizzata, io sono un po' più... vabbè, non posso dire proprio la parola, però fortunatamente c'è mia figlia grande molto responsabile, che è l'unica che la mattina ha lezione alle 9, quindi lei si alza, si fa la colazione, alle 9 davanti al computer e fa lezione. E le altre più o meno la mattina dormono, qualcuna viene vergognosamente svegliata verso l'ora di pranzo. Io un po' la mattina lavoro e poi lavoro il pomeriggio, mentre le altre 2 fanno lezione, diciamo, tra virgolette, un'oretta a testa con gli insegnanti. Poi ci sono i compiti, poi ci sono i pasti, poi c'è Gregorio, il gatto, insomma, la giornata a me passa veramente più velocemente di prima, sicuramente. Su questo sono d'accordo, perché io sfido a trovare una qualsiasi mamma che non sappia come tirare sera durante... Anzi, vi dirò di più, mi sembra quasi che abbiamo ancora più importanza di prima. Nel senso, sì, più come una famiglia, non so, arcaica di una volta, no? In cui c'è la madre con questi 3 pasti al giorno, no? A casa mia mio marito non gliene faccio una colloquio, lui non cucina, no? Quindi mi sembra di essere ritornata alla famiglia di 100 anni fa, no? Ragazzi tutti a tavola... Tutte queste situazioni, no? Ma, diciamo che per noi, vivendo comunque in una realtà piccola, questa cosa qui esiste un po' durante tutto l'anno. L'unica cosa che cambia è che i bambini, in genere i più piccoli, fanno il tempo pieno, quindi adesso sono a casa e magari quell'oretta dopo pranzo che io e Andrea avevamo per stare insieme non ce l'abbiamo più. Cioè, stiamo insieme lo stesso, però stiamo insieme con i figli. Però ecco, sostanzialmente la giornata è sempre quella. Noi, tra l'altro, siamo una coppia anche abbastanza litigiosa e la quarantena non ha cambiato questa cosa, quindi litighiamo e ci teniamo anche il muso abbondantemente, nonostante la casa, insomma, non sia enorme, ci riusciamo lo stesso. Quindi poi l'altra cosa sicuramente che cambia è che i bambini, specialmente quelli più grandi, iniziano un po' ad accusare il colpo. Quindi il fatto di non vedere più gli amici, il fatto di comunque essere privati delle loro abitudini, ecco, qualche volta anche loro sclerano leggermente, e quindi bisogna anche far fronte comune per ristabilire un attimo l'ordine, perché insomma credo che se in questo momento dai il messaggio che possono fare come vogliono, cioè capisco il disagio, però deve essere sempre quella la regola, insomma. Sì, assolutamente, direi. E invece ti faccio un'ultima domanda, che è uno sclero di molte mamme in questo periodo. I compiti, tu consigli a fargli fare i compiti, le cose, cioè, ma vogliamo parlarne, oppure
li lasci, ognuno li hai responsabilizzati, ognuno si arrangia e quindi tu non ne vuoi, cioè, come ve la cavate? Allora, io anche nei periodi insomma normali, io sono stata abituata, sono cresciuta molto da sola, sai, al tempo negli anni 80 i bambini potevano stare anche da sole a casa, i miei genitori lavoravano e quindi ero da sola e i compiti li facevo da sola. Detto questo, le mie figlie, perché ancora Gregorio non va a scuola, sanno che se hanno bisogno mi possono chiedere, però tendenzialmente loro sì, sono, cioè, devono organizzarsi da sole. Anche qui non è semplice perché, ripeto, le due grandi che hanno un anno di differenza sono il giorno e la notte, quindi per una che è iperresponsabile, prepara anche compiti per la più piccola, gli sta dietro il pomeriggio, gli fa fare i compiti, quella di mezzo veramente non sa nemmeno veramente dove è i libri, cosa deve fare. Però questo momento gli sta servendo molto anche a lei, devo dire, per crescere, perché poi alla fine, non essendoci... il fatto che tu la mattina comunque vai a scuola e quindi comunque se non hai fatto le cose ti vedono o comunque sei costretto ad ascoltare e imparare, è il momento che o ti svegli, insomma. Va bene, Vale, quindi grazie mille. Cioè, potremmo scegliere tra, esatto, se seguiremo un po' i tuoi consigli, un po' i consigli di Giulia e Michi e vediamo di gestire le nostre famiglie e riuscire a superare questa quarantena tutti insieme in qualche modo, fin quando finirà, che non sappiamo bene quando è, purtroppo. Io comunque ho riscoperto l'importanza della cantina. Non sono mai stata così tanto in cantina come in queste settimane. Quando mi girano un po', che non ho neanche una terrazza, dico vabbè, vado in cantina che sistemo delle cose. Vado a sistemare la cantina. Finisce la quarantena, avrai la cantina più ordinata. Perfetto. Di tutto. Il problema è se nella cantina c'è il vino o no. No, non ce l'ho, ma poi io birra. Io sono da birra. Portati una birretta in cantina e così si apre. Farò così. Allora, ma siamo arrivati in chiusura di puntata, quindi lasciatemi fare le solite segnalazioni che faccio e che raccogliamo durante appunto la settimana e ci vengono segnalate dal pubblico, quindi se ne avete segnalatele e le metteremo i link nei commenti sotto alla puntata, alla diretta, oppure le troviamo noi sul web e quindi ve le propone la redazione. La prima iniziativa di oggi è Racconti a domicilio. Storielibere.fm e Spotify sono racconti nati per intrattenere, rallegrare e al contempo anche educare i bambini o i ragazzi in questi giorni che sono lontani dalla scuola. È un progetto nato dalla voglia di offrire un'attività piacevole per le famiglie che possono stare più insieme oppure è un momento tutto per sé per i ragazzini un pochino più grandi. C'era una volta e c'è ancora, e l'altro titolo è Senza filtri. Sono una serie di podcast che raccontano storie sempre con un occhio alla contemporaneità, quindi molto per questi giorni, insomma, anche particolari che stiamo vivendo, per divertire e far compagnia ai bimbi. Sono pensati per Spotify e realizzati dalla piattaforma editoriale di podcast audio storielibere.fm con il supporto di Lisoform, che è sempre vicino alle famiglie nella cura dell'ambiente domestico. Per andare ad ascoltare questi podcast avrete il link nei commenti sotto alla diretta. Un'altra iniziativa è quella invece di Ubisoft ed è legata al gioco Just Dance 2020 per incoraggiare i giocatori a restare attivi anche in questo periodo in cui si è chiusi in casa, anche per chi non ha la console del gioco. Quindi ci sono delle nuove opzioni per far ballare tutto il mondo. Allora, la prima opzione è quella per chi possiede il gioco Just Dance e quindi avrà un mese gratuito per Just Dance Unlimited con più di 500 canzoni aggiuntive da poter ballare insieme tutta la famiglia. Chi invece non possiede il gioco Just Dance 2020 può andare sulla pagina YouTube ufficiale del gioco e ci sarà una vasta gamma di playlist tra cui scegliere le canzoni da ballare tutti insieme. L'ultima segnalazione di oggi è invece un'iniziativa di Wanda Edizioni, Il Tempo dei Colori, ed è una favola sul coronavirus scritta da Agnese Bizzarri, che è una scrittrice di libri per bambini, che è capace di diffondere speranza e fiducia insieme, rassicurando i bambini e aiutandoli ad immaginare come superare questo momento difficile, vincendo la battaglia con la forza dei colori.
ripeto che tutte queste iniziative le trovate linkate nei commenti sotto, quindi potete raggiungerle facilmente. Ma adesso è venuto il momento di fare i miei saluti, quindi saluto caramente in primis le nostre ospiti. Ciao Miki, saluta Giulia. Ciao, ragazzi. Grazie tantissimo. Ciao Vale. Grazie. Ciao Evanda, ciao a tutti. Ciao. Alla prossima. Ciao Vero. Ciao Cara. Alla prossima. Ricordo che la prossima puntata è giovedì, sempre alle 14.30, sempre dalla pagina Facebook di Fattore Mamma. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.